In scena una partita mozzafiato, il Livorno crolla dopo un primo tempo da padrone, la Triestina si scopre squadra di grande carattere. Toscani pericolosi più volte nella prima frazione, al 38esimo Lucarelli concretizza con un destro da fuori area. 5 minuti dopo il raddoppio, lo scambio fra Protti e Grauso, poi l'assist centrale e Lucarelli fa doppietta, ma la difesa labardata e il portiere Pinzan hanno qualche colpa. La Triestina non c'è, arriva dopo l'intervallo. Quarto d'ora, lancio lungo di Oban per Godeas che controlla, salta anche Pavarini e dimezza le distanze. Assedio della Triestina, 3 occasioni in pochi secondi a metà frazione, il Livorno sempre più in affanno, ma il gol del pareggio è da Moviola. Moscardelli ruba palla al portiere avversario e mette dentro, per l'arbitro Romeo tutto regolare. La Triestina specialista in rimonte non si accontenta e va addirittura in vantaggio, la girata di Moscardelli è un capolavoro. Ma le emozioni non sono finite, all'80esimo c'è rigore per il Livorno, Protti non sbaglia e fa 3-3. 5 minuti dopo il gol che chiude l'incontro, per la Triestina il match winner è Aquilani con questa bordata da lontano. E dopo 3 partite la Triestina in testa alla classifica con altre 5 squadre, a quota 7 ci sono infatti anche Cagliari, Atalanta, Ascoli, Palermo e Catania.